Anche quest'anno IED è protagonista alla Fashion Graduate Italia con le migliori collezioni di tesi provenienti dalle scuole di moda del network. Essere qua oggi per me è sicuramente una grande opportunità. È un'esperienza molto interessante per me. È la prima volta che posso esporre i miei lavori al pubblico. Diciamo che incomincio a proiettarmi verso un mondo professionale nel futuro. Crisalis è una collezione che prende forte ispirazione dal mondo degli uniformi. Ovviamente sono andata ad intervenire sui capi in maniera tale che queste uniformi potessero essere completamente nuove e che potessero avere un aspetto di unicità. Stain prende ispirazione dalle persone altamente sensibili. Si tratta di un tratto di personalità che contraddistingue molto spesso gli artisti e i creativi proprio perché porta ad analizzare molto di più il dettaglio e le piccole cose. Per la progettazione della collezione è stata molto importante la scelta dei tessuti, in quanto vogliono avere una forte connessione col corpo che li indossa, talvolta scivolando in modo fluido su di esso, altre volte costringendolo nei movimenti e altre volte ancora risultando quasi impercettibili dalla persona che li indossa, che si riscopre nuda, emotiva e fragile. Aire è un termine toscano che significa dare slancio, iniziare qualcosa. La mia collezione si basa su una serie di ricordi ed emozioni a livello personale sviluppati attraverso esperienze fatte fino ad oggi che hanno condizionato quella che è la mia identità creativa. Estasi parla di un momento di stasi, un momento di pausa durante le nostre vite frenetiche. Prende ispirazione da quello che è l'uomo delle società contemporanee, appunto rette dal modello consumistico che sarebbe destinato a provare un senso di incertezza e di insoddisfazione. Eilema ha l'obiettivo di rappresentare quella che è l'identità del brand creando un ideale di libertà dell'individualismo. Tutto questo inizia con una ricerca di purezza attraverso il nudo, decostruendo l'associazione nudità ed erotismo. Quindi è una provocazione nei confronti della morale comune, con questo simbolico accostamento nudità e pudore. Nella mia collezione ho cercato di sperimentare e creare molteplici materiali e uno di questi è proprio la pelle di cambucia. È una pelle vegetale che vuole andare a sostituire la pelle animale creata da una fermentazione di elementi che vanno a creare una patina che, se solidificata, creano proprio l'aspetto di una pelle. Lavorare insieme è stato fantastico perché appunto lavoriamo sui materiali molto sperimentali, quindi un po' come se fosse stiamo giocando con il materiale e con queste cose facciamo crescere la nostra collezione. Animata Materia è una collezione che ci permette di esplorare e conoscere il meccanismo perfetto attraverso un viaggio interno che proseguirà poi all'esterno del nostro corpo. Il percorso si suddivide in due fasi. La prima analizza la parte più interna del nostro corpo, quindi l'anatomia umana, attraverso un tocco materico dato dai tessuti usati in collezione, come per esempio la garza, la maglieria e l'organza metallica. Tutti hanno paura è una collezione che nasce in collaborazione con il brand Paura e tratta un'analisi sociologica dell'incertezza all'interno della società contemporanea, resa concreta tramite l'attribuzione a diversi elementi che fanno parte di mondi differenti. Sfilare al Fashion Graduate Italia è stata un'esperienza molto soddisfacente. Soprattutto è stato emozionante vedere un lavoro che è durato un anno finalmente prendere forma ed essere apprezzato da tutti coloro che l'hanno visto. Thank you.